Sono Stefania Lecce e mi occupo di iconografia da oltre 30 anni. Appartengo alla comunità della Tenda del Magnificat e l'ho conosciuta questa realtà in Toscana durante un campo estivo per giovani nell'86. Ed è una realtà che mi ha conquistato anche perché all'epoca ero molto ricerca e inquieta. E anche se ero molto aperta al mondo e a tutto ciò che poteva offrirmi, studiavo all'epoca archeologia, lettere classiche con indirizzo archeologico, facevo lipi, campi, scavo, ero collegata con l'Università di Palermo, e infatti la tesi l'ho fatta in Sicilia, e ero molto aperta, frequentavo un gruppo parrocchiale misto. Da cui sono nate tantissime esperienze diverse di vocazione, nel senso che da quel gruppo, grazie alla formazione che ci aveva dato all'epoca il nostro viceparroco, sono nati diverse persone che sono partite in missione, altri sposati, altri hanno fatto scelte di consacrazione o in alcuni movimenti, quindi una varietà di presenza. Ero molto viva. E quindi non è stata una scelta dettata da un'insoddisfazione, ma da una ricerca più profonda. È come se tutto quello che avevo, che era tanto ed era bello, non bastasse. C'era un oltre. E tu mi raccontavi prima che sei parte di un cammino che si chiama la Tenda del Magnificat, ma prima di addentrarci al discorso dell'icona, che secondo me è molto importante raccontare che cos'è la Tenda del Magnificat e come ci sei arrivata dentro la Tenda del Magnificat, cioè da dove sei partita, anche che ragazza era Stefania. La Tenda del Magnificat è una piccola realtà nella chiesa che è nata nel 57, quindi prima del concilio, grazie a Costanza Badoni, che è morta l'anno scorso. E Costanza era figlia di un noto industriale di Lecco e quando lei, intorno ai 18 anni, è approdata alla fede, ha capito che sapeva come vivere perché aveva letto il Vangelo da piccola. E questa lettura del Vangelo l'aveva così accompagnata da lasciare un profondo desiderio. Quindi superati gli anni dell'adolescenza, della distanza dalla fede, lei era approdata, sapendo che però doveva passare non dalla parte della borghesia benestante del padre, ma dalla parte degli operai. E quindi il padre era un uomo molto saggio, una persona, possiamo dire, un altro Olivetti del nord che aveva favorito la scuola per i suoi operai, l'asilo per le operaie, per i loro figli. Quindi era un uomo aperto al sociale. Costanza ha ispirato una coerenza di vita, prima ancora che una coerenza di fede. La madre comunque era molto credente. Io ho conosciuto la tenda tramite un padre gesuita di Cagliari che le conosceva, che stava a Cagliari e le conosceva e quindi probabilmente lui ha intuito che quello che io vivevo o i desideri che avevo coincidevano con questa forma di vita, ma non me l'ha soltanto indicata. Quindi io sono stata alle Vaglie, in un luogo in Toscana dove la tenda d'estate fa delle esperienze, all'epoca le faceva solo per i giovani e invece adesso le apriamo a tutti, insomma, agli adulti, a coppie, a famiglie. E quando sono entrata lì, io ho colto quei giorni che quello era il mio luogo, ma non mi sono buttata subito, avevo l'università da finire, ho fatto lettere classiche con indirizzo archeologico e mi si apriva un mondo professionale interessante, però avevo una ricerca interiore molto profonda. Che sentivo che quegli studi o quel mondo non colmava. E allora sono andata a trovarle nella comunità di Milano, era l'87, e lì ho visto che loro vivevano come comunità quello che io vivevo come
persona singola. Ho visto realizzato un progetto, mi sono riconosciuta in uno stile di vita che poi ho abbracciato. E che ti ha portato oggi? Mi ha portato in Calabria, prima di tutto a Crotone, poi a Calabria e adesso sono alla Lamezia Terme. Quanti anni sei a Lamezia Terme? Alla Lamezia Terme sono da 20 anni. Quindi ne hai visto acqua sotto i ponti parecchia. Sì, parecchia. E però è così successo che questa esperienza di iconografia che se ne è stata un cammino di preghiera, noi conoscevamo un'amica iconografa che adesso è monaca eremita diocesana a Gelace, si chiama Madre Mirella Bugliá, ed è stata lei che mi ha introdotto a questo mondo, a questo percorso, che ho vissuto con molta gradualità, proprio come un itinerario di preghiera, una ricerca spirituale. E poi dopo però ho cercato di approfondire anche la tecnica, di arricchire questo mio desiderio con una conoscenza adeguata. Quindi ho fatto dei corsi a Siracusa con il padre Egon Zendre, che è stato anche il maestro di Mirella e uno dei maggiori iconografi del Novecento. È morto nel 2013. Quindi tu hai avuto questi due maestri? Sì, fondamentalmente sì. E poi adesso ho tanti amici iconografi con i quali anche collaboriamo. Ecco, l'ultima esperienza bellissima è stata la realizzazione del dipinto della Chiesa del Rosario l'anno scorso con un atelier, quello di Giovanni Raffa e sua moglie. È stata un'esperienza di collaborazione molto, molto intensa, dove io ho visto al lavoro delle persone straordinarie e mi ha fatto piacere nel mio piccolo collaborare con loro. Stefania, parliamo degli inizi. Come si costruisce un'icona? Perché io penso, magari dobbiamo essere tutti già predisposti artisticamente, invece tu mi insegni che non è così. Perché? Beh, chiaramente chi è artisticamente predisposto e preparato può avere più facilità o più difficoltà, perché l'icona parte sempre da un modello. Per esempio l'icona di Pentecoste che noi stiamo realizzando è una tavoletta di Santa Sofia, e sulla quale Liliana e io abbiamo lavorato realizzando appunto prima di tutto un grande ingrandimento e vedendo quali erano i rapporti rispetto alla tavola, per cui per esempio abbiamo modificato le architetture e partendo da questo abbiamo iniziato a studiare la geometria dell'icona col disegno. Si parte sempre da un reticolato, da una croce sulla tavola e dalle diagonali, e facendo questo tu capisci già i dinamismi. Per esempio qui notiamo già in quest'arco c'è il re del mondo, che ha un significato particolare, e poi nell'arco successivo è contenuto la figura di Pietro e Paolo, che sono i principi degli apostoli, e quindi noi capiamo già qual è l'impostazione generale dell'icona. Dopodiché si procede cercando di capire i volumi, quindi in questo ci aiuta un lucido, il calco anche del modello, e via via si studiano poi tutti i particolari e poi si riportano sulla tavola. Ok, quindi questo è lo studio originario. Sì, si parte... almeno io faccio così, poi ci possono essere persone anche molto brave che dal modello riescono a disegnare subito a mano libera. Poi ci sono varie scuole, varie tendenze, ognuno... Però facendo questa tua tecnica, diciamo così, questo momento qui, tu riesci a far entrare nel progetto realmente l'artista, o sì, la persona predisposta certo, anche semplicemente l'allievo o chi vuole entrare, perché bisogna capire il senso di un disegno, altrimenti è il disegno che dà la possibilità di capire il senso delle cose. La pittura viene dopo. Tant'è vero che per l'icona si dice che si scrive un'icona, non che si dipinge, proprio perché dopo il disegno questo va anche inciso in modo tale che il colore penetri profondamente in tutti gli strati di quella gesso.
Sulla tavola? Quindi sulla tavola. Sì, dopo il disegno si incide con un punteruolo, una punta secco. Allora, questa è l'icona di Pentecoste, una delle feste, delle 12 feste, è un'icona molto complessa, perché raffigura appunto i 12 apostoli riuniti nel cenacolo nel momento dell'attesa dello Spirito Santo. E l'icona, dice Floreschi, è una finestra sull'infinito, quindi apre uno sguardo verso oltre. E quello che sto facendo è appunto, sto cercando di fare gli schiarimenti dei volti degli apostoli, e questa icona è particolare perché è fatta più mani. E lo studio, il progetto l'ha realizzato un'amica iconografa che si chiama Liliana Brunelli di Ferrara, con la quale abbiamo condiviso tante esperienze molto belle iconografiche, e con lei, e poi ci stiamo lavorando io e Loretta, anche lei lavora le icone nella mia comunità, e insieme anche altri allievi del primo gruppo di allievi che ho avuto diversi anni fa, abbiamo iniziato nel 2017, e quindi vorrebbe essere il segno di un'icona di comunione anche tra i vari gruppi del Vangelo che noi animiamo in tutta Italia. I gruppi del Vangelo sono una realtà di ascolto della parola di Dio nelle case, da parte di adulti, e sono diffusi in tutta Italia, nelle città dove noi siamo state, anche oltre. E quindi ci piaceva che questo servizio dell'iconografia fosse anche un segno di comunione che potesse accompagnare il percorso di tutti questi amici, che sono tanti. E adesso io sto realizzando degli schiarimenti sui volti. Ma per capire, ecco, questi volti che vedo qui sono già schiariti, sì. Hai già fatto questa sì. tecnica, sì. Lo schiarimento. Questi invece li stai ultimando. Sì. E cosa vuol dire, che cos'è questa tecnica e come la realizzi? Perché vedo qui degli strumenti allora, fondamentali. L'icona è realizzata con colori che sono pigmenti, quindi colori naturali, pigmenti, terre o pietre macinate. E poi, per esempio, lì troverai diversi colori che poi magari guardiamo. Sì, adesso li guardiamo. Poi, invece, una volta che si fa una base di incarnato, in cui deve esserci la terra, quindi terra rossa, ocra gialla, terra verde, e poi si procede a far riaffiorare quella luce, che originariamente si può spiegare come l'uomo è stato fatto immagine e somiglianza di Dio, e poi, dopo il peccato, deve recuperare quell'immagine e somiglianza, quella luce interiore che ha perso. E quindi il lavoro iconografico è far rifiorare quella luce originaria, ed è un lavoro proprio di luce che via via emerge. È un percorso dunque lungo, fatto di strati, di vari passaggi, di varie mani, non è come possono essere altre tecniche in cui è molto importante la bravura del pittore, perché deve immediatamente con un tocco dare l'idea, no? E non toccare più, pensa alla pittura a olio. Con la pittura e i pigmenti si può sempre cambiare, migliorare, modificare, e quindi è in qualche modo un percorso pittorico, ma che accompagna il percorso dello spirito. Cosa stai usando qui? Cosa c'è in questa boccetta? Questa si chiama l'emulsione, perché queste terre non si diluiscono e non si mescolano con l'acqua, ma con l'emulsione, che è fatta di tuorlo d'uovo, vino bianco, e poi ci sono delle aggiunte che sono facoltative, ma che ho imparato a usare, che sono l'olio di lavanda, che è anche un antimuffa, oltre che rendere profumato il pigmento, e poi anche l'olio di noci, perché rende più luminosi i colori. Ecco. Olio di noci, olio di lavanda, e c'è il tuorlo d'uovo. Tuorlo d'uovo e vino bianco. E vino bianco. Questo è il segreto della... Sì, l'uovo è un ottimo legante, naturale, e poi anche ha un significato di origine della vita. Principio vitale. Quindi tutto nell'icona è naturale, ha
un senso spirituale ma anche un senso concreto, e vanno insieme le cose, un po' come deve essere la vita. Sul tavolo abbiamo questi pennelli che a vederli così sono già un'opera d'arte. Sì, sono affascinanti. Sono molto affascinanti i pennelli. Che tipo di pennelli ci sono? Perché ne vedo vari formati, varie grandezze. Ecco, i pennelli che si usano in iconografia sono pennelli di pelo di martoro oppure di pelo di vaio, e sono tutti pennelli naturali. Ecco, i sintetici li riservo all'uso delle vernici, ecco. Ma è molto importante la qualità del pennello e il tipo di pelo, oltre che la grandezza, perché l'icona va accarezzata, non solo dipinta, e quindi il pennello non deve essere graffiante, deve accompagnare la modulazione della sfumatura che vuoi dare o dell'espressione del volto. Quindi è molto importante il tipo di pennellata, ma anche la qualità del pennello. Per esempio, prendimene uno, ecco, vorrei capire due varietà di pennelli e per cosa li usi nell'icona, per esempio. Fondamentalmente io uso pennelli molto sottili, lavoro molto con i pennelli sottili o con due pennelli per le sfumature, oppure per esempio in questo caso, questo si chiama bombasino, si usa per sfondi, per dare l'idea di una pennellata più omogenea, e quindi dipende da quello che uno deve realizzare. Hai preso un blocchetto, sembra quasi un blocchetto dei post-it, in realtà no. No, questo è il foglio d'oro di calco, che è l'oro che io uso per le icone. C'è anche l'oro libero, che ha un'altra metodologia di applicazione, invece con l'oro a decalco si usa una missione all'acqua, e poi questi fogli d'oro si devono appoggiare e decalcare. Ecco, quindi si chiama appunto calco perché si usa in questo modo. Quindi qui ci sarà il fondo d'oro e poi ci sarà l'assist, cioè queste linee le vedrai tutte d'oro. D'oro. Sì, che è la luce piena, è la luce divina. Il senso dell'oro nell'icona è molto importante perché rappresenta quella luce che è primigenia e appartiene solo a Dio. E deve essere anche molto complicato stenderlo senza fargli fare le pieghe, perché immagino che sì, no? Va bene, sì, ci vuole appunto anche qui, come per tutte le cose, un po' di maestria, un po' di attenzione, ma si può fare. Si può fare, cioè. Prima hai parlato, mentre eravamo nell'altro tavolo di lavoro, di questi pigmenti che sì, sono molto preziosi. Sì. Allora raccontaci, perché qui abbiamo uno dei tavoli sì, dove ci sono proprio i pigmenti che usate poi per la pittura. Esatto. Raccontami. Beh, partiamo dalla graggiola, che è la terra fondamentale, l'iconografia, e vari tipi di giallo. Quindi ci sono le terre di siena, giallo lato, giallo limone, eccetera. E sono le terre anche più economiche, si trovano con più frequenza, e così anche la terra rossa, in particolare il rosso ercolano, è una componente essenziale insieme all'ocra gialla. Per fare gli incarnati si usa anche una terra verde di Nicosia, e quindi la miscela, la gradazione di questi tre elementi aiuta a formare quello che si chiama l'incarnato dei personaggi. Mentre per le vesti si adottano anche altri colori, oltre che i vari tipi di verde, che sono pure preziosi, c'è cioè il verde smeraldo, la malachite, che è una pietra preziosa macinata, infatti qui usiamo per esempio anche un piccolo pestello mortaio, oppure il blu, oltre il blu oltremare che è più diffuso, quelli più preziosi sono i lapislazzuli. Ma di che prezzi parliamo? Se parliamo di lapislazzuli, per esempio. Beh, tantissimo, sì. Costa. Sono robe proprio preziose. Molto preziose, ecco perché l'icona, le icone costano, hanno un valore anche proprio nei materiali, perché a partire dal legno, in genere legno di tiglio, su cui viene
incollata a una tela di lino e poi c'è una gessatura a base di colla di coniglio e gesso di Medon o bianco di Bologna. E quindi c'è un lavoro già iniziale sulla tavola e poi c'è l'oro, che è un oro in foglia da decalco, che anche questo è preziosissimo. Ecco. Qui abbiamo invece nero, che in genere si usa il nero di vite o il nero di ossa, e il bianco, che può essere un titanio oppure di zinco, ma vanno miscelati a seconda di quello che si deve realizzare. Se io devo realizzare una veste bianca con delle sfumature grigie, posso usare anche il bianco di zinco. Se invece deve essere più coprente, userò il bianco titanio. Quindi ci vuole anche una conoscenza dei materiali, dei colori e di come questi reagiscono tra loro. Ma prima di iniziare, ecco, un percorso iconografico, sì, quali sono proprio le basi? Tu hai detto ci vuole proprio uno studio sul colore. Beh, questo si acquisisce. Parte, sì, si acquisisce piano piano. Beh, io parto sempre dalla scrittura, dalla parola di Dio, cioè capire come l'icona, l'immagine, nasce come visualizzazione della parola di Dio. E quindi i monaci che in Oriente hanno cominciato a realizzare le icone, era l'esperienza della loro preghiera. Quindi hanno tradotto in immagini tutto ciò che del Vangelo o della scrittura si poteva rivelare. È sempre legato a storie di salvezza. E quindi prima di tutto bisogna capire il messaggio. E poi dopo si comincia con la tecnica, quindi il disegno, che è fondamentale perché si capisce come una figura si compone, si costruisce. Anche persone che non sono brave, non importa, l'importante è capire il senso. E poi dopo c'è tutto il lavoro sui colori e sul modello. Ecco perché lo definisci un percorso, non l'hai mai definito una lezione, tu no. L'hai sempre definita adesso un percorso. Sì. Perché c'è proprio una fase interiore, sì. Cioè di avere anche un po' l'animo predisposto per approcciare. Sì, un desiderio fondamentalmente. Bisogna avere un desiderio e anche la capacità di saper stare delle ore a lavorare su un'icona, capirne il messaggio. Il senso è scoprire, credo che il chak scatti quando uno si sente guardato dall'icona. Non sono io che la contemplo, ma è l'icona che guarda me. E questo cambia completamente la prospettiva. Infatti in iconografia si parla di prospettiva rovesciata. Ti vediamo cambiata d'abito. Che cos'è questo outfit, Stefania? No, questa è la mia tunica da lavoro, quindi invernale, perché poi ce ne sono diversi, c'è un grembiule. Siccome i colori sporcano molto e difficilmente vanno via, e quindi chiaramente uno deve usare delle protezioni. Ci siamo spostati in questa parte del laboratorio perché mi affascinava moltissimo questo lavoro, quest'icona. E ce la vuoi raccontare perché è di qualche anno fa, vero? Sì, sì, questa è della fine degli anni 90 e anche tra le prime icone, quindi io la vedo e ne colgo tutte le imperfezioni, le ingenuità, però anche lo slancio e la fatica di aver realizzato un'icona così in tempi in cui non ero molto, molto capace ancora. E ha comunque una sua pregnanza. Rappresenta la Desis, che è una figura, Desis vuol dire in greco intercessione, il modello è tratto da un'icona russa dove c'è il Signore al centro nel trono, questo grande rombo rosso rappresenta la terra con i quattro angoli, perché gli antichi pensavano che la terra fosse quadrata e quindi i quattro angoli della terra. E in filigrana appunto questo trono rappresenta il Signore così come è descritto nel libro dell'Apocalisse. Infatti anche il testo indica proprio questo. Ecco, la tenda di Dio tra gli uomini. Tagliamo, tagliamo. Ok, gli stenderà la tenda a in mezzo loro ed essi saranno il suo popolo e io sarò il Dio con loro. Che è anche un po' fa riferimento al tuo gruppo d'origine, penso. Esatto, alla sì. Tenda del Magnifica. Sì, sì. Quindi. E quindi questa parola dell'Apocalisse era molto, era evocativa, infatti questa icona
all'origine era nella cappella appunto di Reggio Calabria, come vi raccontavo all'inizio. Poi c'è la Madre di Dio nell'atteggiamento di intercessione. La Madre di Dio nelle icone non è mai concepita senza il figlio, perché appunto è la Madre di Dio. L'unica icona in cui non c'è il figlio è proprio la Deesis, perché in realtà il figlio c'è, non ce l'ha in braccio, ma è in riferimento a lui. E poi Giovanni Battista, che è il grande precursore, che indica l'agnello di Dio. Adesso è un'icona un po' vissuta e ha bisogno un po' di restauro, ed ecco perché è qui. Tu hai parlato di, mi hai detto che ne noti anche le imperfezioni, che io così, ovviamente non essendo del mestiere d'occhio nudo, io penso che sia perfetto in questo modo, no? Però notavi anche le imperfezioni, mi dicevi. Che soddisfazione si prova, poi adesso tu fai questo, hai questa passione, ma questo lavoro, io lo chiamo lavoro spirituale da 29 anni, 30 anni. E dall'inizio ad oggi, come è cambiato il tuo percorso artisticamente, proprio nello sviluppo della tecnica? Beh, c'è molta più scioltezza, ovviamente, più anche maestria nell'uso dei colori, più disinvoltura, ma non per questo uno è arrivato, anzi, c'è sempre una ricerca da approfondire. Ogni icona riserva sempre una sorpresa. Magari il lavoro è andato benissimo per tutto il percorso e poi trovi un intoppo nella vernice oppure nell'oro. I colori sono colori naturali, rispondono in modo naturale, non sono cose preconfezionate, quindi ci sono sempre delle sorprese, delle crescite, dei cambiamenti.